Dunque, mi chiamo Henry De Luca, faccio per attività lo scrittore. Dunque, non sono un intenditore di arte, sono un critico di arte. In questo caso sono un visitatore. Visito questa Pinacoteca di Teramo e mi sono fermato davanti a questo quadro di Francesco Solimena perché è un pittore napoletano, l'ho già visto nei musei di Napoli. Questo quadro in cui c'è la Madonna con, credo, Santa Caterina e San Domenico, con il bambino in braccio, ha un paio di particolari che mi incuriosiscono, insomma, che mi fanno venire voglia di reagire. Uno è il fatto che la Madonna, la madre di quel bambino, mentre ha in grembo quel bambino, ha anche in mano una corona di spine. Dunque quella donna, quella creatura, quella ragazza madre, perché così è, si tratta di una giovanissima madre, ha già nozione della storia, della fine della vita e del destino di quella creatura che ha in grembo, che porta in grembo. Dunque ha una potenza di eroismo senza nessuna disperazione che la rende all'altezza del compito, insomma, di essere madre di quella creatura. L'altro argomento che mi colpisce è il fatto che manca regolarmente in questi quadri di natività il marito, Giuseppe, Giuseppe, e cioè egli è vivo. La Madonna non è vedova e quel bambino non è orfano. Dunque manca, è stato espunto, è stato messo fuori in disparte da questo quadro, ma e da altri quadri simili, però senza quella creatura, senza quella persona, questo quadro non ci poteva essere, tutta questa storia non poteva esserci, senza l'eroismo di quel giovane, perché Yosef è giovane, nessun Vangelo dice che è vecchio, senza l'eroismo di quel Yosef, Giuseppe, che accetta di sposare quella ragazza sua amata così com'è, incinta non di lui, senza quell'eroismo questa storia e questo quadro e nessun altro quadro ci sarebbe. Dunque è una defenestrazione di Giuseppe. Ogni volta che vedo una maternità di una madre, di una Madonna con bambino, sento espulso dal fotogramma, dalla immagine Giuseppe. Giuseppe che è padre di questo bambino. Non padre materiale, naturale, però padre ufficiale, perché iscrive questo suo bambino, questo suo Yeshu, Gesù, lo iscrive nell'anagrafe ebraica, a suo nome, è figlio di, come lo sappiamo, ce lo dice Matteo, il Vangelo di Matteo, che con un elenco di nomi, da Abramo scende fino a Giuseppe, penultimo, e poi c'è Yeshu Gesù che è l'ultimo di questo elenco di nomi. Beh, è l'ultimo di questo elenco di nomi perché ce l'ha messo Giuseppe, andando a iscrivere come suo figlio, anche se non lo era naturalmente. Questi sono i pensieri di un visitatore.